Un grande evento, forse oltre le aspettative, con più di 14.000 persone pronte a festeggiare tre compleanni per diversi motivi, uniti a Riccione, i 30 anni di Radio DJ, i 20 della hit di Max Pezzali Hanno ucciso l'uomo ragno e i 90 anni del comune di Riccione. Una ricorrenza all'insegna della musica con Amy Schilla, che ha aperto il concerto infiammando i più giovani con il suo rap graffiante, e poi J-Ax in coppia con Max Pezzali. Per Max Pezzali è stato così come salire sulla macchina del tempo, ricordando i suoi inizi ad Aquafan con uno zainetto pieno di sogni. Sei tornato con lo zainetto, il cordellino Aquafan, come qualche anno fa? Assolutamente, vedi, questo qua è il ritorno back to the future, vedi, però è fondamentale. No, questo, ecco, vedi, ho rotto anche il pass. Vabbè, comunque. Visibilmente emozionato Massimo Pironi, che ha sottolineato il carattere unico di Riccione, capace con le sue molteplici tonalità di legare tanti big dello spettacolo alla Perla Verde. 90 anni per una città sono comunque pochi, cioè è ancora una città bambina, deve ancora diventare grande, anche se ha fatto già le sue esperienze, mi dicono. Sì, sono pochi sicuramente, ma sono tanti perché ecco, questo è il pubblico che Riccione ha e festeggiarlo con loro per noi è un grande onore, quindi un applauso va a tutti loro per essere qua stasera. Auguri, auguri, verrebbe da dire, insomma, 30 anni di Radio DJ e 25 a Riccione. Sì, sono i secondi che mi fanno più impressione, l'ho già detto più volte, era una cosa a cui non avevo mai pensato fino a quando non sono arrivato qui quest'estate, poi ho fatto mente locale su di quei 30 della radio, quanti ne ho passati qua, in effetti appunto l'80% anche, che sono veramente tanti, però il fatto che ci torni, anzi quest'anno penso di aver fatto il record di permanenza. E a proposito di legami con i big, l'ultimo che ha preso casa nella Perla Verde è stato Biagio Antonacci, che con Infradito è salito sul palco per un omaggio a sorpresa veramente coinvolgente. Ma la notizia di quest'estate della Riviera Romagnola è che Biagio ha comprato casa a Riccione. Esatto. Ma quando vengono date queste notizie non viene detto il cantante Biagio Antonacci ha scelto Riccione come sua città di villeggiatura, no, danno l'indirizzo e il numero di citofono e anche di telefono a volte. La solitudine nera e non è sera, la solitudine sporca e ti divora, la solitudine è il suono che si sente senza te.